Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Guardian Tales. Riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati, ci troviamo nel mondo 14, ci troviamo nella contea demoniaca e siamo prontissimi a continuare la nostra avventura, ma prima vi informo che ieri è uscita una nuova seriozza sul canale, una chicchetta videoludica da non perdere a mio avviso signori, quindi mi raccomando andate a seguire questa nuova seriozza lasciando like e condividendo il video come se non ci fosse un domani, giusto per far conoscere questa seriozza un po' a tutti quanti e ovviamente per supportare il canale. Detto ciò, partiamo immediatamente con lo stage numero 2. È vero che la figlia del conte è in carcere? Dateci delle informazioni sull'esplosione! Il colpevole è in custodia? Il conte è dentro la prigione? L'opinione pubblica inizia a diffidare del conte. Ci sono delle soluzioni? Non fate passare nessuno. Sì, signore. Le informazioni che riguardano la prigione sono riservate e non possono essere rivelate ai cittadini. Rivelate, non rilevate. Per vostra sicurezza vi raccomandiamo di allontanarvi. Se no li ammazzate male? Probabilmente sì. Allora, dietro non c'è sta nulla, come monetine ce ne stanno 40 e 4 cubettini. Però non saprei, magari non raccattiamo tutto in una volta perché, come è stato per il primo mondo, immagino, primo stage di questo mondo, immagino, sì, ci debba tornare in futuro, quindi diamo un'occhiata anche abbastanza veloce a questa zona. Il mio amico è in carcere, solo il personale autorizzato può entrare. Scusate, vuole dire. Lo sapevo che non ci avrebbero fatto passare, torniamo indietro. Scusate, signori, scusate. Non posso più tollerare questo trattamento ingiusto. I vampiri stanno facendo finta di non sapere niente. Scusate, signori, posso... niente. È vero che il conte rinchiude sua figlia, ha fatto rinchiudere sua figlia all'ultimo piano. Vogliamo vedere i prigionieri, una roba del genere. Scusate, se mi date... ecco, è morto male. Di qua, se poteva passare, questi sono rincoglioniti. Cioè, nel senso, probabilmente adesso questo è fatto apposta per darti la scusa. Guarda, da qua puoi passare. Però io ho cercato di avvisarli. Scusate, da qua si può passare. Niente, vabbè. Posso rompere qua e forse posso passare di qua ed è il nostro obiettivo, quindi potremmo praticamente entrare all'interno. Qua c'è stato un cubettino e non credo ci sia altro. Posso provare a spostare anche questo? Aspetta, perché no, non penso si possa scendere. No, ok, no, magari c'è stato un passaggio là sotto, sembrava quasi un vicolo. Beh, posso passare da qua. Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Qualcuno mi sente? Please, come find me. Da qua non posso fare nulla. Signori, non vorrei dire, ma io sono passato. Il conte era qui poco fa? Mi sembra che abbia dato un'occhiata alle celle ed è corso via. Sì, non credo che... che ci interessi poi più di tanto quello che dicono ste guardie, sono mezze rincoglionite. Come detto, in questi mondi nessuno sa fare il proprio lavoro, passiamo inosservati così. Ok, c'è un'evasione in corso. Come osano evadere? Hanno un bel coraggio. Ok, però due sono rimasti indietro e quindi quelli potrebbero effettivamente anche sopraffarli, volendo. Salve! Tu chi sei? Non sai più distinguere i prigionieri? Scusate, ma che cazzo siete, rincoglioniti? Si vede che è una canaglia, in cella! Ma siete seri? Guardi, io c'ho una lettera. Cos'è questo pezzo di carta?
Una consegna? Che cosa? Una lettera con il sigillo della regina demoniaca? E tu come fai a saperlo? Sono un fan della regina. Ci scusiamo per non aver riconosciuto degli onorevoli ospiti del conte. Ecco, grazie mille. Andiamo a fare rapporto al conte. È meglio non addentrarsi nell'edificio. È pericolante a causa dell'esplosione. Mi sembrano due coglioni questi, ve lo dico. Aspetta un attimo perché... Era appena riuscito a fuggire e è rimasto intrappolato. Mi serve quello, mi serve assolutamente quello. Però così non lo posso prendere più. Maledizione. Ah no, aspetta, posso fare così. Ok. Devo farcela! Provaci. Te devo dire. Posso fare così? No, mi resetta pure quello, quindi... Devo prenderlo e lanciarlo qua. Spostare questo, spostare questo. Sì, perché tanto di là non mi interessa più tornare indietro e quindi posso bruciare sti cartelli. Ok. Sta crollando tutto, in ogni caso finirà male. Ok, vabbè, fai finire male, chi se ne frega. Dopodiché devo spostare, credo, questo. Questo. E questo. Questo qua. Questo così. Di qua posso salire, di qua. Quello magari lo lascio là sotto. Guarda, gli ho aperto la strada. Posso raccattare questi e qua c'è sicuramente uno scontro. Ecco. Volevate ingannarci. Il conte ha dato ordine di arrestare chiunque presenti una lettera contraffatta. Come hai osato falsificare il sigillo della regina? Non ci sarà alcun perdono per te. Ma cosa, il mio cuore è sincero? Questa lettera è autentica. Rincoglioni che non siete altro. Piantala, ti sbatte in cella. Sparite dalla mia vista, su, dai. Veloci, andate via. E che cos'è? Ma tu guarda sta gente che prova a romperti le palle. Giustamente in ogni mondo ti devono mettere il pretesto per la quale cioè deve stare sempre qualcuno negli stage che te deve attaccare male per un motivo o per un altro. Credo che da qua non possa andare, giusto? Direi di no. Quella zona attualmente off limits. Qua c'è gente che scappa. Io raccatto monedina, ancora siamo a 14 su 40. E tu mi dici qualcosa? Dove posso nascondermi? Nell'armadietto. Nell'armadietto. Posso scendere giù. Come avete sentito dalla radio, numerosi criminali spietati sono appena evasi. E c'è qualcuno di molto insolente che sta cercando di fregare il conte. Non possiamo permettere che accada. Riportateli tutti dentro, anche se l'edificio dovesse crollare. Sì, signore! Non mi sembra il caso, cioè anche se è una prigione ci dovrebbe essere un piano di evacuazione nel caso esploda, no! Nel senso è che potete a random far morire male la gente, non saprei, ma secondo me non funziona così. Qua abbiamo un gettone, quello del primo mondo? Gettone della festa del solstizio, è possibile acquistarlo solo durante la festa del solstizio? Sì, che poi, ripeto, primo mondo, primo stage in realtà, non primo mondo. Aprite, l'edificio sta per crollare. Esatto, c'hanno paura di morire male. Non vedo il perché fare in questo modo. Cioè, nel senso, mandateli da qualche altra parte, no? Aspetta, perché voglio controllare anche tutte ste celle. Questa è una cella con dei termosifoni, sembra. Ok. Di qua per il momento non posso passare, ma posso scendere giù. Te giri tu, vero? Che non lo sapevo che te giravi. Ma dove te giri? Ok, te giri così, no? Quindi mi metto qua? Sì. Tu? Ok. A posto. Monetine viola e continuiamo a scendere. Ehi tu, fammi uscire! Finirò sepolto qui dentro! E beh, se vuoi ti ammazzo male. No, e muore male. E l'hai detto tu? Ti sei portato sfiga da solo.
Liberami, ti prego! Liberami, ti prego! No, non ti libero. Libero, sono cattivo, non ti libero. Allora io devo andare giù, ma posso anche andare di qua? E cos'è, una sorta di cella chiusa? Che forse posso aprire? Salve guardie, scusate, sapete come aprire sta cella? No, perché vorrei liberare sta gente, però non si può. No, per il momento non credo di poter fare nulla. Oddio, posso scendere da qua? Cubettino, cubettino, buono. Ne abbiamo 2 su 4 e 21 monete su 40. E attenzione che questa arriva fin qua. Vai giù. Ed effettivamente devo anche andare giù. Salve. Perché lei è lì? Ehi, come hai fatto? Forse non sono l'unica ad essere stata influenzata dall'Onyx Maximus. Dall'Onyx Maximus. Cosa? Deve essere sopraggiunta un'altra variazione della linea temporale. Anche lei quindi ha viaggiato nel tempo? Guardi, come mai sei in cella? Fai silenzio! Le misure della curvatura della cella, della densità spaziale e delle vicinanze erano positive. Poi però la curvatura della densità spaziale è diventata di nuovo negativa, no? È molto interessante, ma è impossibile! Allora perché sei rinchiusa qui? Ho parlato al governatore di una scoperta sorprendente. Invece di ringraziarmi, mi ha incarcerato chiedendomi come avevo fatto ad entrare. Come puoi imprigionare qualcuno come me? È una perdita a livello nazionale. Come hai fatto ad entrare? Ce l'ha chiesta anche a noi sta cosa? In che senso? E tu che ci fai qui? Dopo la caduta di Heavenwald, ho perso la memoria. Te racconto tutto, dai. Nel senso che mi metto a cantare, a ballare, a correre, paura, virus, esplosioni. Per farla breve, hai salvato il mondo demoniaco e hai trovato un alimentatore. Sei qui per prendere un altro grazie alla lettera della regina? Stavi per incontrare il governatore, ma ti hanno portato qui? Hai sentito una voce che chiedeva aiuto? Non è stata la tua immaginazione? Sai, scientificamente è possibile che... Fa niente, non è il momento di sfoggiare le mie conoscenze. Prima fammi uscire da qui. La cella si apre con una chiave della prigione. Davvero, non l'avrei mai detto. Ma io non c'ho nessuna chiave della prigione, quindi devo prendere una chiave della prigione. Generatore di luce. Probabilmente devo spegnerlo. Per il momento vai qua, vai giù. E devo prendere il barilotto qua. No! Dai, ma te dovevi girare proprio in questo istante. Su, e che cazzo? Dai. Ok. Vai giù. Vai qua. Aspetta che se gira a sto punto sto stronzo. Vai qua. Vai su. Vai di qua. Lancialo. Ok, monetine. E stacchiamo la corrente. Ma che cavolo! Non vedo niente! A posto. Quindi adesso che siete completamente al buio vi faccio esplodere male. No, sono esploso io. Volevo provare a fargli esplodere, però anche se gli vai addosso non capiscono che c'è qualcuno. Monetine ed è ritornata la corrente. Ora, qua posso far passare una bomba topo per... non so fare cosa. Monetine con cubettino. E probabilmente devo passare da qua. Con la bomba topo, direi di sì. Per, immagino, aprire qualche pulsante... Cazzo, però dovete togliervi da mezzo ai piedi. Sì, direi proprio di sì. Perché non esplodono eventualmente? E dai, è l'ultimo in mezzo ai piedi, su! Ok, ok, andata, andata. Raccattiamo questo, il secondino sopra dorme sempre. Quando si risveglia diventa un mostro. Non bisogna assolutamente svegliarlo. La chiave ce l'ha lui. Posso solo sognare di evadere. Bussa più forte del rumore dell'esplosione.
mi devo fare rumore, giusto? Esatto. Stavo sognando? Sì, questa era fatta apposta. Era palese che era fatta apposta. Pulisco dopo, e lei è un po' stronzo. E devo andare a prendere quella chiave. Non devo andare da lui. E come passo, scusa? Non posso passare. Abbiamo svegliata, vero? Che non lo sapevo io. Chi va là? Lo sapevo che non funzionava così, perché la chiave stava dall'altra parte. Provo di qua? No. Aspetta, posso però passare da questa parte qua? Posso raccattare delle monete. Nulla di che, ma lo facciamo. Si può passare... Ho capito, ma era... Come faccio a capire che io da là potevo passarci? Ci ho provato, ho detto magari si rompe il bibero. Qua non saprei. Ok. Guarda qua, c'è il passaggio per poterlo fare. Che stronzata. Dunque, adesso io ho l'opportunità di aprire delle celle. In primis apro questa. A posto, quindi adesso posso aprire tutte queste porte rosse. Compresa quella che c'è stava indietro. Di qua c'erano altre porte rosse? Voi avete la porta rossa? No, voi non avete nessuna porta rossa, quindi sti cazzi, peggio per voi. So e la libero dopo. Prima vado ad aprire le altre porte rosse che c'è stavano in giro. E ho anche aperto questa zona. Questo è troppo. Che mondo crudele. Dov'è il mio angelo guida? C'è un oggetto, vuoi prenderlo? Sì. È un pupazzetto di aria topolina di ottima qualità. Si muove se premi un bottone. Il mio angelo, c'è un oggetto, vuoi prenderlo? Sì. Pupazzetto di Meryl, un pupazzetto di Meryl di ottima qualità, si muove se premi il bottone. Però questi non ne hanno, c'erano solamente sti due. Manuale del carcere. 1. È vietato parlare con i carcerati. 2. Nel caso in cui un secondino violasse la prima regola, verrà messo in quarantena. 3. Nel caso in cui diversi secondini violassero la prima regola, tutta l'area verrà messa in quarantena. È la stessa cosa di prima. Ok. Posso attivare questo, però non so per fare cosa. Cioè, chiudo quella zona là, non c'è minimamente senso, richiudo sta parte qua. Quindi non so a cosa possa servire e parlo con lui. Non mi conosci neanche, osi parlarmi? Quanti soli credi che ci siano in questo mondo? In questo mondo? Incluso quello artificiale? Idiota, esiste solo un sole! Allora ti faccio un'altra domanda. Meryl o Naryl Topolina, qual è il tuo sole? Non saprei. Che senso? Meryl? Insomma, tu non sei proprio niente. Se fossi intelligente, saresti a conoscenza della tenerezza di Nari. E l'unico vero sole è Nari. Ok. Spara dei raggi alla bocca. Ma guardi, ma è tenerissima? Tenerissima? Conosci la definizione di tenerezza? Nari Topolon... Topolina, non Topolone, la definizione di tenerezza. Meryl va bene da usare per spolverare. Come fai a non amare questo Topolino adorabile? È morbidissima! Però di Nari è molto più soffice e colorato. Guarda, Nari ha il suo fiocchietto carinissimo. Non vedi che non c'è niente con quel broccolo peloso? E poi sputa dalla bocca! Un raggio può spararlo anche con una spada laser! Nari Topolina risplende! Non si può guardare più da vicino? Cos'è? Ti piacciono le spugne? Hai perso la ragione.
Perché pensi troppo a Nari? Mostra i due pupazzetti. È divertente. Cosa? È come vedere dei genitori contrari agli animali domestici. Eh? Questa è la mia ultima mossa. Ma che... ma che bellezza. Premi il bottone. Sembra quasi che respiri. È come il sole artificiale. Due soldi in miniatura. Grazie, ho imparato una lezione importante. Ora Meryl e Nari Topolina dirigono la prigione. Sto tipo è un po' malato, eh? Un po' minimo malato, un pochettino. Nulla di che, nulla di eccessivo, forse un po' troppo, oserei dire, ma... Ok, abbiamo ottenuto un altro cubettino. Dove vai, gorilla? Non è da quella parte! Ah, è la giù qua che ci chiama, quindi non posso andare a liberare gli altri. Devo andare prima da lei, ok? Bene! Considerato che sei un gorilla, l'hai trovata in fretta. Dobbiamo trovare anche il mio Magneton Buster, sbrighiamoci. Zoe è nel gruppo. Ok, adesso posso andare di qua. Volevo andare da questa parte a liberare loro. Vabbè, ma siete stronzi, eh? Mi potevate fare spostare. Alt! Ok, giustamente non si sono accorti di altri due stesi a terra. A posto. Posso procedere da là, ma qua sotto c'è qualcosa? No, perché si è chiusa la porta. Quindi era completamente inutile questa cosa. Posso andare qua e raccattare ste robe e vedere che c'è sta all'interno? Raccolta di barzellette. Qual è il colmo per un marziano? C'è scritto essere lunatico. Freddure. La dama che fuggì quella notte. Il titolo è sospetto. Alcune pagine sono ingiallite e consumate dalla lettura. Nel senso che più legge più si consuma, no? Deposito dei beni confiscati. E qua c'è l'arma di Zoe. Ok. Toh. Eccoti il tuo pistolino. E quanto mi è mancato farò saltare in aria qualsiasi cosa sul nostro cammino. Ah, fai saltare qualsiasi cosa? Tipo qua me lo fai saltare in aria? Le macerie bloccano il passaggio. Non c'è tempo da perdere, distruggiamo tutto. Quindi posso andare in giro a rompere le macerie. Improvvisamente mi sento più forte. Da quando sono arrivata sento un'energia particolare. Te l'ho detto, c'è un flusso di energia singolare in questa linea temporale. La legge di Protus dice che gli umani non possono superare il proprio potere all'interno della stessa linea temporale. Ecco perché sono una scienziata ineguagliabile. Questo luogo è molto strano. Più passa il tempo e più questa regola non vale. Vabbè, almeno posso esercitare le mie nuove competenze. Adesso concentriamoci su come uscire da qui. Ok, io dovrei andare di là. Ma c'erano altre macerie in giro, mi pare, no? Però adesso da qua non posso più andare perché è arrivato quello, quindi devo obbligatoriamente salire da qua. Scontro! Non li dovresti fare esplodere tutti? Ho fatti esplodere io tutti. Andiamo! Da questa parte! E quindi, qual è il problema? Da dove sono sbucati? La vita di una celebrità è estenuante! Non avete scampo! Gettate a terra le armi e arrendetevi! Provo a portare il Magneton Buster alla massima potenza! Gli ho fritti per bene! Non si sveglieranno per un po'! Ok, ma me bastava lanciare un fulmine per farli fuori. Vai, distruggi sto coso, che poi effettivamente non capisco dove sono spuntati, questo cioè stavano delle macerie. Un altro, distruggi pure questo. Come hanno fatto questi ad arrivare fin qua? Scusate, con quale logica?
e quindi mi tocca salire da questa parte. Non so se mi sto perdendo roba in questo stage, ma per il momento distruggiamo tutto. Distruggiamo tutto e andiamo avanti. Oh, qua c'è una chiave che ci serve. E qua che cosa mi riattiva? Pensa alla chiave. Se lascio da qualche parte mi riattiva la chiave. Probabilmente sì, è giusto per evitare ogni sorta di bug. Non saprei. Comunque, abbiamo attivato sta zona. Questi non li possiamo rompere, quindi non ci interessa rompere queste altre macerie. Possiamo salire su e continuare a salire. E dobbiamo liberarlo? Non ce ne frega assolutamente nulla di liberare sta gente. Monetine ne mancano 3. Attenzione che con 3 monetine abbiamo completato lo stage. Finalmente abbiamo trovato l'ultimo piano. C'è qualcuno? Hai sentito quella voce? Siete qui per salvarmi? Credo di sì. Grazie. Prima dobbiamo cercare di aprire questa porta. Password errata. Ah, è una password di altri tempi. Non penso di riuscire ad aprirla, perché la combinazione è troppo casuale per poter essere calcolata. Gorilla, fai andare i neuroni! Non riuscirai ad abbatterla! La porta... Non riuscirai ad abbattere la porta con un attacco così maldestro! Guarda me! Una porta così... Posso abbatterla in un attimo! Ancora un pochino! Butta via quel giocattolo rotto. Cosa? Ci riuscirò. Aspetta e vedrai. Aspetta e vedrai cosa. Mi sa che devo andare da qualche parte. Dobbiamo salvarla. Dove stai andando? La password? Zisci la password. Ci abbiamo una password noi? E... 1 4 1 4 password errata. Mi scusi, quale sarebbe la password? Ursinate nel giro di 3 secondi. Ah, cosa fai? Ho capito. No, non c'è sta la password. Giusto. Cosa stai facendo? Se lo distruggi la porta non... Non mi andava più di aspettare, te l'ho risolta io. Stava per aprirsi! Ci è stato altri 2,78 secondi, sei riuscito ad aprirla! Non hai esattamente aperto la porta. L'energia che hai aggiunto alla lunghezza d'onda della vibrazione degli atomi ha cambiato lo stato della porta rendendola più facile da aprire. No, semplicemente è andata in corto, la corrente non c'è stava più e si è mollata, visto che... si apre verso il basso. Salve Priscilla! Grazie per avermi salvato. Sono Priscilla. Pregavo che qualcuno mi salvasse. Non mi aspettavo che qualcuno arrivasse sul serio. Ho sentito una voce. Una voce? Se hai sentito le mie preghiere, com'è possibile? A giudicare dai tuoi abiti, sembri un'aristocratica. Come sei finita qui? Perché ho perso la fiducia di mio padre. Tuo padre? Il conte Claude, il governatore della contea demoniaca. È mio padre. Ed è anche un coglione, oserei dire. Il governatore che mi ha incarcerato senza motivo? Com'è possibile che un folle che ha... Com'è possibile che un folle che ha messo in galera sua figlia sia diventato governatore? Mio padre, il leader dei vampiri, e mia madre, demone aristocratica. Il loro matrimonio rappresentava l'armonia tra le due specie e mio padre fu nominato governatore.
Forse era proprio per quello. Forse era proprio quello l'obiettivo di mio padre. Nei miei ricordi, lui era solo interessato a governare la contea demoniaca. Non si è mai occupato della sua famiglia. Mia madre era l'opposto. Era gentile e premurosa. Lo era con tutti, per questo i cittadini le volevano bene. Ma è stata una maledizione. In che senso? I vampiri aristocratici non sopportavano che mia madre fosse amata da tutti. Era da tempo che non la vedevano di buon occhio. So che non l'apprezzavano proprio perché era ben voluta dalla gente. So che ci furono pressioni per destituirla. Poco tempo dopo lei morì improvvisamente. Un giorno all'improvviso, senza che nessuno lo sapesse. In quel momento iniziarono a girare delle voci. Ecco perché i vampiri e i demoni iniziarono a scontrarsi. Quale voci? Scusa, non è facile da spiegare. Ma una cosa è certa. Mio padre si sta alleando con i vampiri aristocratici per cacciare tutti i demoni dalla contea demoniaca. Vuole cacciarli? Vuole eliminare i demoni? Hai letto troppi romanzi. È la verità! Il piano è di eliminare tutti i demoni facendo esplodere il sole artificiale. Dobbiamo fermare mio padre prima che commetta questa atrocità. I cittadini devono averlo capito e le loro proteste sono diventate più violente. Che succede? Cosa sta succedendo fuori? Avrei un milione di domande in merito a questa situazione. Ma non mi sembra il momento per perdersi in chiacchiere. Ci sta a crollare una prigione addosso. Dobbiamo uscire da qui, prima che crolli tutto. Ok, abbiamo un tempo limite e quindi damose, anche perché ci arrivano delle cose addosso. Quindi per il momento scendiamo giù, scappiamo male, chi se ne frega. Damose. Che cazzo, vai di qua. No, devo andare giù? Ok, andiamo giù. Pensavo di dover uscire da quella parte, invece usciamo dalla porta di servizio? Sembra di sì. Stavamo per finire come delle sottilette, eh? Grazie a voi, sono finalmente uscita dalla prigione. Non è che ti ho salvato, ti ho solo portato con me nella fuga. Grazie lo stesso. Devo andare alla piramide per fermare mio padre, quindi arrivederci. Non so se riuscirò a fermarlo, ma tantissime vite sono in pericolo. Devo raggiungere la piramide al più presto. Levati, ci penso io. L'unica cosa che ho capito è che se ti aiuto scombino i piani del governatore, giusto? Quindi ti aiuterò. Tra l'altro ho un conto in sospeso con lui. Prima di tutto dobbiamo salvare la gente e la regola dei guardiani. Ma da quando? Grazie infinite! Ok, andiamo alla piramide, c'è un passaggio segreto. A proposito, che cosa c'è alla piramide? In cima c'è un controller per il sole artificiale. Ci serve quello per poter fermare mio padre. Vi spiego i dettagli quando siamo là.
Faccio strada, andiamo. Ok, quindi per il momento dobbiamo continuare ancora? Uscirà in mezzo anche a sto video? Le tre monetine ci mancavano, quindi stage completo. Se poteva completare anche il primo, non saprei, ma credo che questo l'abbiamo superato al 100%. Stage completo e nel prossimo si va alla piramide o c'è il passaggio di intermezzo? Passaggio di intermezzo. Al 100%, qua ci saranno mostri cazzuti e cattivi, ma lo vedremo nel prossimo episodio e poi ce ne andiamo anche alla piramide. Mi raccomando, signori, like e condivisioni per supportare serie e canali, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, unitevi anche al server Discord, trovate il link in descrizione. Se vi unite al server Discord, fate anche la richiesta per entrare in guilda, che stiamo cercando personale per completare i vari eventi che ci sono in game. E mi raccomando, andate a dare un'occhiata a questa nuova seriozza che si chiama Blue Dragon. La trovate in alto a destra nella scheda. Detto ciò, signori, noi ci rivediamo ad un prossimo video e ad un prossimo episodio di Guardian Tales. Alla prossima, ciao a tutti!